Tutti i popoli avevano il loro eroismo. Sì. È possibile che anche gli antichi romani ce l'avessero? Certo. Gli eroismi importanti quali erano? Quelli che governavano sui grandi imperi, gli assiri, i babilonesi, gli egiziani, i Shamshuor degli egizi erano i suoi colleghi, a cui erano stati affidati i popoli importanti. Poi c'erano le femminucce, o meglio, le donne importanti, tipo Inanna Ishtar, alla quale è stato affidato l'Oriente. E la Grecia ne conosce un'altra, che è Minerva, alla quale è stato affidato invece l'Occidente. Cioè, diciamo, l'Europa era sotto il controllo, quella che noi conosciamo come Europa a partire dalla Grecia, era sotto controllo di Minerva, una dea bionda con gli occhi azzurri, che come gli altri suoi colleghi viaggiava su delle macchine volanti che nelle traduzioni, per chi ha fatto gli studi classici, che ha studiato l'Iliade e l'Odissea, ricorderà che sono le traduzioni di Rosetta Zecchi Onesti, quelle più famose, pubblicate anche da Einaudi, eccetera, no? Dove si dice che viaggiavano su questi carri celesti trainati da cavalli altomitrenti. In realtà in greco non c'è scritto cavalli altomitrenti. C'è scritto che quei carri celesti erano ipsi ekes, che vuol dire rumori in alto. Cioè i carri celesti facevano rumore in alto, non cavalli altomitrenti, che è una bella traduzione poetica, stupenda, ma assolutamente non rispettosa di quello che c'è scritto nel testo medico. Così come arrivo, così come nel libro 13 dell'Eneide, dove si parla di quello di quelli lì che si occupava della lavorazione dei metalli, Efesto, il Vulcano dei Romani, stesse persone, stessi individui, si dice che siccome lui aveva un problema ad una gamba, camminava facendosi accompagnare da due ancelle. Di queste due ancelle si dice che avevano dentro il pensiero e la parola. Ma l'Iliade e l'Odissea sono piene di ancelle, no? Tutti i capi militari avevano le loro ancelle. Di nessuna di queste si dice, perché è ovvio, no? Che un'ancella ha dentro il pensiero e la parola. Si dice che avevano la pelle come l'oro, è l'apostroforo, cioè quindi di lucentezza metallica, e poi si chiude la descrizione dicendo erano in tutto simili a fanciulle vive. Cioè, non erano fanciulle vive. Per questo si dice che avevano dentro il pensiero e la parola. Cioè, ce l'avevano dentro nonostante non fossero fanciulle vive. E che cos'era? Cyborg. Mi si dice alla volte che quindi è vero che c'erano queste civiltà tecnologicamente molto progredite e che queste civiltà, diciamo, vengono in genere riassunte con la civiltà di Atlantide, quella citata da Platone nel Crizia nel Timeo. E sappiamo che Platone riceve questa informazione attraverso Solone, che le riceve da un sacerdote egiziano della città di Sais. Queste cose sono raccontate nel Crizia e nel Timeo. E allora anche lì facciamo finta che Platone ci abbia raccontato la verità. Dico facciamo finta perché il suo discepolo Aristotele, per esempio, non ci credeva. Diceva, colui che ha sognato Atlantide l'ha poi anche fatta scomparire, riferendosi al suo maestro. Ma noi facciamo finta che fosse vero. E in quel racconto il sacerdote egiziano dice appunto che quella civiltà lì era affidata alla dea che, dice, voi greci conoscete come dea Minerva, e che si occupava in origine anche dell'Egitto. Il problema è che quando si parla della civiltà degli Atlantidei, Minerva o Atena, quindi nome latino, quindi era la femminuccia, la femminuccia bionda con gli occhi azzurri. Sì. Come esatto. Sì. Nello stesso passo in cui si parla di Atlantide, e io questo francamente non capisco perché chi parla di Atlantide lo dimentichi, perché c'è scritto una cosa che secondo me è stravolgente, o se volete bellissima. Il sacerdote egiziano che racconta la storia di Atlantide a Solone gli dice anche che la civiltà di Atene era di gran lunga superiore a quella di Atlantide. Tant'è che nel Timeo, capitolo 44, 45, 46, 47,
Si dice nell'isola di Atlantide vi era un grande e meraviglioso impero che comandava l'intera isola, eccetera, eccetera, eccetera. La grande potenza, raccolte tutte le sue forze, tentò di soggiogare in un solo colpo il vostro paese, cioè la Grecia, e nonché tutto il territorio di qua dello stretto, cioè dello stretto delle colonne d'Ercole. E dice però la vostra nazione sconfisse e trionfò sugli invasori. Cioè Atene ha battuto Atlantide 1-0 e l'ha fermata militarmente. Ma questo è scritto negli stessi passi in cui Platone parla di non in altri libri. Allora, se diciamo che Atlantide era la civiltà più importante, dobbiamo dire che nello stesso testo c'è scritto che Atene era molto più importante di Atlantide. C'è scritto qui, non lo leggo tutto perché è lungo, che Atene era superiore anche per legislazione, cioè era molto più civilizzata di Atlantide, ed era superiore per forza militare, tant'è che quando Atlantide ha cercato di conquistare, Atene l'ha fermata militarmente. E dopo di questo, quindi dopo che Atene ha fermato Atlantide, dice: giacché vi fu un tempo, Solone, prima di quel grandissimo diluvio, in cui l'attuale città di Atene era prima nell'arte della guerra ed era preeminente per l'eccellenza delle sue leggi. Quindi dopo che Atene ha fermato Atlantide, Atlantide è stata sommersa da quel diluvio che l'ha fatta scomparire. Ma è scritto qui. Allora, se Platone ha detto il vero, prendiamo atto che la più grande civiltà prediluviana non era Atlantide, ma Atene.